Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo di una figura molto nota nell'ambito dei miti e delle leggende, il Lupo Mannaro. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per poter restare sempre aggiornati sui prossimi video. Il licantropo, dal greco lykos, lupo, e anthropos, uomo, è anche noto come Lupo Mannaro. Termine quest'ultimo che deriverebbe da una parola pronunciata nell'antico dialetto di Molfetta, città in provincia di Bari, ossia lepomene, al quale poi si sarebbe aggiunto il suffisso re, diventando di fatto lopomenere e di conseguenza Lupo Mannaro. Quindi una figura probabilmente, almeno a livello lessicale, a livello di nome, è nata in Puglia. Secondo la leggenda più popolare, Licaone, re di Arcadia e padre di moltissimi figli, tra i quali Peugezio, dal quale deriverebbe appunto il nome dell'antica terra di Bari, la Peugezia, fu punito da Zeus a seguito di un atto scellerato. Il sovrano avrebbe infatti sacrificato uno dei suoi figli al padre degli dei, che in tutta risposta, non avendo apprezzato il gesto, lo avrebbe maledetto per sempre, trasformandolo in un lupo mannaro, un mostro sanguinario e inarrestabile. Un lupo mannaro avrebbe svelato la sua natura mostruosa solo durante le notti di luna piena. La luna piena avrebbe dato il via alla metamorfosi, quindi trasformando l'uomo in una creatura alta e possente, ricoperta da una folta peruria, con zanne, artigli, incapace di riconoscere i suoi stessi amici e parenti e soprattutto spinta soltanto dal desiderio di uccidere, quindi un mostro sanguinario vero e proprio. Secondo il mito di Licaone, la doppia natura del sovrano si sarebbe manifestata per la prima volta proprio in Puglia e siccome la licantropia era considerata un'infezione di origine diabolica, trasmissibile tramite un morso o una ferita inferta dal licantropo, probabilmente si è pensato che a seguito di quella prima trasformazione di Licaone, appunto, questo virus si sarebbe poi diffuso nel mondo. Nel Medioevo la concezione cristiana mutò radicalmente anche questa leggenda. Si suppose che i bambini nati nella notte tra il 24 e il 25 dicembre potessero essere portatori della maledizione, cioè in quanto trasgressori di uno strano ordine di Dio secondo il quale solo Gesù Cristo sarebbe dovuto venire al mondo in quell'arco temporale. Ovviamente non vi è traccia di questo ordine sui libri sacri, quindi parliamo chiaramente di folklore. Guarire dalla maledizione del lupo mannaro risultava essere molto difficile. Secondo alcuni occorreva un vero rito di esorcismo, per altri invece l'unica salvezza del licantropo sarebbe stata quella del mordere un altro uomo, quindi passargli così il fardello liberandosi. Il lupo mannaro durante le trasformazioni diventava quasi invulnerabile, era feribile solo da un proiettile o una lama d'argento, metallo che da secoli simboleggia la purezza, in grado di annientare l'impurità, appunto, e quindi le forze del male e le maledizioni. Molte leggende citano incontri terrificanti avvenuti durante le lotti di luna piena, soprattutto qui in Puglia ce ne sono diverse, ma sono insomma presenti in tutto il mondo, soprattutto nelle zone rurali ovviamente. Si narra di bestie dalla forma semiumana, di grande statura, agilissime, fortissime, intraviste magari correre nei campi, saltare con un solo balzo le alte mura di recinzione delle antiche masserie fortificate, quindi uomini lupo la cui ira poteva essere mortale per i poveri sventolati che avessero in qualche modo incrociato il loro cammino. Leggenda o realtà? Probabilmente entrambe. Forse l'osservazione di comportamenti violenti ed autolesivi, conseguenza magari di malattie psichiatriche ai tempi sconosciute, furono queste magari ad alimentare proprio l'idea della maledizione e della licantropia. Se a ciò si aggiungono casuali ritrovamenti di uomini uccisi da bestie selvatiche, magari nei pressi del villaggio, ai tempi non era per niente una cosa rara, magari in quel villaggio dimorava uno di questi malati psichiatrici, ecco che il popolo tendeva a giustificare il crimine oppure comunque il ritrovamento del cadavere, dando i natali ad un nuovo licantropo.
Beh, spero che questo video vi sia piaciuto, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.